Ciao a tutti e buongiorno, benvenuti su Touch Gaming. In questo video voglio parlarvi di un controller di Easy SMX, un'azienda specializzata nella produzione di periferiche da gaming economiche. Quindi, diciamo, se siete alla ricerca di un controller economico, compatibile, eccetera, eccetera, allora Easy SMX è un'azienda che potrebbe fare al caso vostro anche perché se andate su Amazon e scrivete Easy SMX, trovate un casino di controller. Facciamo subito l'unboxing di questo controller e vediamo che cosa ha da offrire. Quindi apriamo la confezione, vediamo cosa si cela al suo interno. Come vedete, diciamo, Easy SMX utilizza molto il cartone per imballare i suoi prodotti e sono imballati con estrema cura. Inoltre sono ben protetti durante il trasporto quindi magari per evitare danni durante il, la consegna ok mi è caduto tutto a terra perfetto il bello della diretta uh, ok nella confezione troviamo dei manuali di istruzione che non servono a nulla poi abbiamo se ci riesco a tirarlo fuori il cavo di alimentazione o meglio di ricarica del controller come potete vedere type C USB e poi abbiamo la chiavetta USB perché il controller è wireless, quindi serve la chiavetta per utilizzarlo. E poi ovviamente il nostro bellissimo e comodissimo controller. Il controller, come potete vedere, ha lo stesso design di quello Xbox One, sia nell'impugnatura sia nella disposizione di alcuni tasti. Presenta due stick analogici lisci al tatto per quanto riguarda la parte superiore però ruvidi intorno quindi diciamo mentre impugnate il controller avrete una superficie liscia sotto diciamo le dita mentre durante il movimento degli stick analogici diciamo avrete una superficie ruvida abbiamo la croce direzionale che è unita è tutto un blocco come potete vedere però Riesce diciamo a, ehm, a premersi in modo individuale come vedete quindi eh, non rischiate magari se premete la, la croce direzionale verso il basso di premere tutto il blocco anche se è tutto un blocco non è separato poi abbiamo i quattro classici tasti e voglio mostrarvi subito una chicca come vedete si accendono come un albero di natale anche qui abbiamo un led davvero particolare che ricorda tra l'altro quello necon e abbiamo poi la, diciamo il LED che ci mostra appunto lo stato di eh, funzionamento del controller. I quattro tasti sono i classici A, B, X e Y, che trovate poi non solo sul controller Xbox One, ma anche su molti altri controller. Poi abbiamo il tasto di accensione che funge anche da tasto like Xbox One, come si suol dire, perché una volta che avete collegato il controller al vostro eh, computer, potete utilizzare questo pulsante appunto per simulare quello Xbox One. Poi abbiamo i quattro Tasti aggiuntivi che, eh, diciamo, due fungono da Start e Select, da Back e Option, eccetera, eccetera E altri due possono essere mappati, alias personalizzati, secondo le proprie esigenze Infatti, se notate, c'è scritto Back Turbo e di qua abbiamo invece... Eh, Mod, modalità e start, quindi potete utilizzarli sia per attivare il turbo, sia per cambiare modalità di utilizzo oppure possono essere mappati senza problemi. Poi al centro, qui abbiamo altri due pulsanti. Purtroppo le icone, così come le scritte, sono davvero eh, illeggibili. Abbiamo però il pulsante che permette di cambiare la luminosità del controller una volta sincronizzato. E poi un altro pulsante per la vibrazione, potete comunque poi personalizzarli come preferite. Se giriamo il controller abbiamo questi due tasti macro, quindi programmabili e personalizzabili che fungono diciamo da grilletti posteriori. Ora, se avete mai impugnato il controller Elite della Xbox One, ha quattro, diciamo, levette che fungono... Da questi pulsanti, quindi praticamente quando voi premete questi pulsanti posteriori, queste levette, è come se premete questi pulsanti. Questo discorso naturalmente sul controller Elite di Microsoft. Qui potete programmarli e quindi eh, diciamo assegnare l'istruzione che meglio preferite. Poi abbiamo i quattro classici dorsali R1, L2, L1, R2, ok mi sono imbappinato, va bene. E poi ovviamente l'ingresso per ricaricare il controller con il cavetto che trovate nella confezione. Comodo da impugnare soprattutto perché presenta una superficie antiscivolo, come potete vedere, economica quindi accessibile come prezzo e resistente alle cadute cioè è veramente un ottimo controller che potete utilizzare su playstation 3 su smart tv su box tv tablet smartphone android su pc e su raspberry se siete interessati all'acquisto potete trovarlo su amazon tramite il link che vi riporto nella recensione di questo video